B-Movie non parla di api. È una frase che io avevo detto una volta giusto per dire ok, sappiamo perfettamente di che cosa parla B-Movie e non di api. E ho scoperto che tutti quanti sono convinti che parli di api. E quando chiedo, non lo so, qual è un altro tema del film B-Movie? E la risposta che le persone mi danno è no, ma l'ecologia. I diritti. Gente, B-Movie. E quindi ho tirato fuori questo magnifico elenco di film che non hai capito. Tanto per iniziare, B-Movie. B-Movie è, prima di qualsiasi altra cosa, un B-Movie. Gli americani e gli inglesi sono sempre stati abituati a fare battute sulla parola api, perché ape si dice B, e quindi diventa facile fare una battuta del tipo to be or not to be, e automaticamente tu hai creato ilarità nel pubblico inglese. Ora, la battuta con le api è abbastanza banale e semplice. La parte interessante è il fatto che qui viene usata con la parola B-movie. B-movie non significa film che parla delle api. Esistono i B-movie, che sono scritti B e poi movie. I film più famosi vengono fatti con, ovviamente, trucco, parrucco, vestiti, scenografie. Che fine fanno tutte quante quelle cose che usano per i film? Le buttano via? No, a volte vengono vendute, ma la maggior parte delle volte, soprattutto nei tempi andati, venivano riutilizzate per i B-movie, ovvero quei film che non avevano tutto il budget e le capacità, i grandi registi, i grandi nomi, i grandi personaggi, i grandi attori dei film di serie A. C'erano questi film di serie B che venivano fatti in modo più semplice. B-Movie vuole parlare di questi. Where's Damon? Where's Damon? Steven, this isn't good. Nothing's working. It's like 150 degrees inside this head. All these props are garbage. Why don't you just make it a cartoon? All right. It's a cartoon! Oh, I should have been doing it like this to begin with. Now I'm ready for some acting. Magari state per dire, ma che cacchio sta dicendo? Non c'è nel film sta cosa. Certo che c'è! Vi faccio un esempio. Stuart Little. L'avete visto? Stuart Little è un film famosissimo che parla di questa famiglia che decide di adottare un topo come se fosse un figlio. E ora, il concetto è quello dell'accettazione. Quindi c'è il topolino che rappresenta un sacco di cose. Può rappresentare un disabile, visto che è più piccolo. Può rappresentare un nero, visto che è una cultura diversa. Ma è un topo. Che senso ha avere un gatto di famiglia e adottare come figlio un topo? Ci sono un sacco di cose che ti potrebbero venire in mente che non hanno senso. Bene, B-Movie le porta all'estremo, con questa donna che prende una cotta per un'ape e lascia il suo fidanzato umano perché vuole stare con l'ape. Un patto suicida sarebbe una soluzione. Che dovremmo fare? Io pungo te e tu pesti me. Moriresti due volte. Già. Cosa? E quando i bambini che videro B-Movie ai tempi del cinema si accorsero del fatto che B-Movie rappresentava qualcosa di diverso da un semplice film sulle api, divenne un meme per questo motivo. Perché quel film è nato per essere un meme. Voi non avete idea. Cioè, ci sono delle cose dietro a questo film che non avete idea. Partiamo dal presupposto che è un film DreamWorks. E la DreamWorks aveva già fatto Shrek per prendersi gioco delle fiabe. Qui si prende gioco di B-Movie. In moltissimi film DreamWorks ci si prende gioco di qualcosa, a volte è un po' più scontato, come in Mostri contro Alieni, altre volte è un attimino più sottile, come in B-Movie. Però è sempre lo stesso concetto, è il prendersi gioco di un genere. E il prendersi gioco che B-Movie decide di utilizzare nei confronti delle api è partito da Katzenberg, che rise così tanto, ma così tanto, alla battuta di fare un film sulle api, con il gioco di parole di B-Movie, che disse ok, ma adesso lo facciamo. First of all, Jeffrey, thanks for meeting with me. I've seen all the DreamWorks animated movies. I kind of thought that a movie about bees. Hilarious. Genius. Sorry, genius. He thinks it's genius. Are we talking about the little black and yellow things? We just want to be very clear about that. Yeah, bees. Not the letter. So not the letter B. No. E voi vi siete persi tutti i trailer di questo film che sono una perla una dietro l'altra. Altro esempio, sempre della DreamWorks, altro film che non avete capito, è Kung Fu Panda. Perché all'interno di un film come
Kung Fu Panda ci sono così tante cose che sembrano non avere senso, così tanti racconti esagerati come all'inizio con il grande guerriero che deve inghiottire prima di parlare e un sacco di situazioni assurde. Beh, perché anche questa è una presa in giro. Questo vuole prendersi gioco dei film cinesi. Ma non dei film cinesi della grande cultura cinese, perché non so se lo sapete, ma la cultura del cinema cinese è assurda e tuttora sfornano dei blockbuster che hanno successo in tutto il mondo e poi in Italia nemmeno sappiamo che sono usciti. Però si riferisce a tutti quei film in stile Jackie Chan, e anche Bruce Lee, mi dispiace dirvelo, e ogni altra opzione di attore cinese che tutti conoscono, che giocavano su stili di Kung Fu che in realtà non esistono, confondendo tra loro karate, judo, arti marziali generiche, proiezioni che vengono trasformate in specie di poteri magici, quello che deve essere assolutamente il guerriero, nome di un animale figo che può essere tigre, leone, dragone, sempre inventato, che non esiste. Bene, Kung Fu Panda gioca su questo. Vuole raccontare, appunto, tramite una sorta di allegoria, quella cosa che quei film facevano soprattutto negli anni 70 e 80, ovvero cercare di pompare tantissimo su un concetto che in realtà non esiste, come lo stile del Kung Fu del panda. Esiste il combattimento in stile mantide o in stile tigre, o in qualsiasi altro stile vediate all'interno del film. Ma non esiste lo stile panda. E qui ci si diverte proprio sul fatto che stavolta, anziché essere il guerriero dragone che combatte con lo stile dragone, si gioca sul fatto che in realtà sono incompetente, sia Jack Black che fa le sue solite battute, fa un sacco crepare dalle risate, e poi c'è tutta questa riflessione sul fatto che in realtà c'è una profondità meravigliosa dietro a quel film, perché a parte i messaggi che vuole mandare, ci sono dei riferimenti al cinema, a un'intera epoca del cinema, che sono incredibili. Poi beh, altro film frainteso è Eddie e la banda del sole luminoso. Meraviglioso film di Don Bluth. È qualcosa di... una piccola perla. Certo, non è il miglior film di Don Bluth e non è nemmeno tra i migliori film d'animazione mai realizzati. Ma non l'avevo capito nemmeno io in realtà. Ho scoperto il significato di questo film al compleanno di Gian Andrea. Quando lui mi ha detto, ma in realtà è la vita di Elvis. Cosa? Allora, Eddie e la banda del sole luminoso si rifà a un classico Disney chiamato Chanticleer che non venne mai realizzato, c'è un video apposito per questo. E l'idea era quella di trasformare Chanticleer da un gallo che era così stupido da credere che il suo canto facesse sorgere il sole, se lui non cantava il sole non sorgeva, trasformarlo in una sorta di allegoria della vita complicata e anche triste di Elvis Presley. E tutto quello che lui ha dovuto passare nel corso della sua vita, per questo la sua acconciatura, per questo questo ragazzo di campagna che poi va in città e viene rovinato da come la città effettivamente si pone nei suoi confronti, e io non lo sapevo. Ma effettivamente, una volta che lo sai, è scontato, cioè io forse non lo sapevo perché non conoscevo la storia di Elvis, ma è esattamente quella. È semplicemente la storia di Elvis raccontata a un bambino e che cerca di dargli un finale migliore. Poi c'è Danny Gatto Superstar. Ora, so che sto tirando fuori un film che la maggior parte di voi non ha mai visto e l'altra metà invece lo conosce semplicemente per le fanart su internet, ma quel film esiste, ok? Ed è un gran signor film che parla di questo gatto che decide di andare a Hollywood per diventare una superstar, per diventare un attore. Quando lui arriva a Hollywood però scopre che in realtà gli animali non hanno il permesso di recitare. Sì, magari c'è qualche ruolo che possono avere, per esempio se serve proprio che ci sia un animale, come in un film sull'arca di Noè. Ma in tutti gli altri casi no, gli animali non possono fare gli attori allo stesso modo degli altri. Ora, in realtà per qualcuno di voi sarà anche scontato scoprire a questo punto che si parla di questo, beh certo era ovvio, ma sono i neri. Nel cinema anni 30, quello con Shirley Temple, quello di Via col Vento, i neri erano trattati in questo modo. È tutta un'allegoria dei neri, del fatto che appunto i bambini imparano a ragionare dicendo ma Danny è bravo, sa recitare, sa cantare, perché non lo lasciano seguire il suo sogno a Hollywood? Perché è un gatto? Perché sei di colore? È così che succedeva negli anni 30, mi dispiace. Non che oggi sia troppo diverso, ma comunque negli anni 30 c'era davvero questo problema del se sei di colore puoi anche saper recitare, ma a meno che non facciamo un film sugli schiavi ambientato in Africa, non servirei mai. Ma come?
Ma esistono i neri, ma sono qui nella nostra società, sono in mezzo alle altre persone. Non... Cosa hanno di diverso per impedire loro di recitare in un film? Te lo chiedi anche degli animali, in questo film dove gli animali sono un po' come in BoJack Horseman, ne sono in giro in mezzo agli umani come chiunque altro. Che cagnara! Vediamo! Senti, tigre, ci sono delle regole, da queste parti i gatti fanno miau. Oh, voglio solo fare ciò che amo. Come tutti. Ma ora vi sparo qualcosa che... Mamma mia, questo Dulcis in fondo, questo ultimo film di cui devo parlare, è un film che... mi dispiace che troppe persone non abbiano capito. Allora... Olaf. Ok? Olaf. A che serve Olaf nel film? Cioè, è lì, è un pupazzo di neve. Dà una mano in certe situazioni ad Anna. Fa ridere i bambini. A che serve Olaf? Beh, sto per sconvolgervi. Olaf serve a spiegare Elsa. Partiamo da zero. Quando sei piccolo e guardi un film, in genere capisci tutto? No, decisamente no. Ora, nei film Disney capita che tu crescendo ti accorga di sempre più cose. All'inizio non capisci perché Frollo ce l'abbia così tanto con Esmeralda, poi intuisci. Frozen sta cercando di mandare dei messaggi molto, molto complicati per un bambino. Perché sì, il bambino può godersela dicendo «Oh, che bello, voglio essere come Elsa e avere i poteri!» Ma è difficile che riesca a concepire una serie di messaggi morali che all'interno di Frozen puoi capire solamente da adulto. Soprattutto quando voi adulti siete quelli che hanno capito di meno e i bambini sono quelli che hanno capito di più. Perché? Perché Olaf in ogni film ha lo stesso problema che ha Elsa. Primo film, ok? Primo film. Olaf se ne esce con la canzone in cui dice di amare l'estate. Lui non desidera altro che l'estate. Siamo tutti d'accordo che se semplicemente avesse dovuto accettare il fatto che nell'estate lui non può vivere e si fosse sciolto a primavera, sarebbe stato forse un film migliore e più commovente come scena, sarebbe stato molto carino. Ma forse non avete capito che cosa lui intende dire quando dice che desidera l'estate. Insomma, lui è nato nell'inverno. È sempre vissuto nell'inverno perché è un pupazzo di neve. Ma vorrebbe l'estate. E quando lui dice di volere l'estate, noi diciamo, ma non puoi, cioè l'estate lo so, so anch'io che sembra bella l'estate, lui descrive tutte le cose belle dell'estate, il fatto che ci sia questo caldo afoso, ma non si rende conto che lui non ci può vivere nell'estate perché si scioglierebbe. E i bambini ci arrivano. Sapete a che altro ci arrivano i bambini? Al fatto che Olaf vuole vivere nell'estate e Elsa dice, da oggi il freddo è casa mia. Elsa vuole anche lei vivere in qualcosa che non è quello che lei ha sempre avuto, lei vuole vivere da sola. Vuole vivere lontano dagli altri e lontano dalla responsabilità nei confronti degli altri, perché lei sa che ci sono tante cose che non le piacciono nella situazione in cui lei è sempre vissuta. Come a Olaf non piace il freddo, a Elsa non piace essere vicino a delle persone da cui si deve nascondere, che rischia di ferire, a cui rischia di far del male, senza capire che in realtà lei dovrebbe accettare se stessa e farsi accettare dagli altri per quello che è, per i suoi poteri. E imparare a collaborare con loro nonostante sia difficile piuttosto che scappare dai problemi. È esattamente quello che fa Olaf. È esattamente quello che fa Olaf. È esattamente quello che Olaf impara nel corso della trama. Olaf prende il discorso fatto da Elsa e lo rende più semplice. Se state per dirmi no, ma a me sembra forzato. Va bene, passiamo al secondo. Ok? Qual è la canzone più importante di Frozen 2? Ah... Siete indecisi. Siete indecisi tra due canzoni. Tra Mostrati, Show Yourself, e Into the Unknown, Nell'ignoto. Perfetto. Allora partiamo con Nell'ignoto. Nell'ignoto ha due versioni, la versione di Elsa e la versione di Olaf. La versione di Elsa è quella in cui Elsa dice «No, io sento il richiamo, sento il bisogno di qualcosa che qui non c'è, sento che c'è una voce che mi chiama, un qualcosa che mi dice che c'è qualcosa che devo fare, ma non capisco che cosa sia. So solo che ho bisogno di andare nell'ignoto. Ho bisogno di andare in un luogo che ancora non conosco. Perché? Perché sì! È complicato come concetto. La maggior parte di voi dirà
Perché diamine vuoi mandare a puttane tutto quello che hai fatto nella tua vita? Tutto quello che c'è stato nel primo film? Perché vuoi rinunciare a una famiglia felice per andare nell'ignoto? Sei già scappato una volta e hai scoperto che non ti piace? Che diamine stai facendo? Non lo capisci? Allora forse dovresti ascoltare la canzone di Olaf, che parla del quando sarò grande, dicendo che lui vuole diventare grande, però ha paura, perché non sa come sarà diventare grande. Perché lui sa che diventerà grande in qualsiasi caso. Ma se sbagliasse qualcosa? E che cosa significa diventare grande? Lui non vede l'ora di essere grande per capire le cose. Perché ora non le capisce. Lui ha un sacco di domande su se stesso, su come lui sia nato. Pone addirittura dei concetti filosofici nel corso del film, molto complicati. Tra cui il Pantarei, il tutto scorre, che è meraviglioso, perché Olaf te lo spiega da Dio. Insomma, perché? Per quale motivo Olaf dovrebbe avere tutti quanti questi dubbi sul diventare grande e fartelo sapere nel film? Soprattutto sapendo che è un pupazzo di neve, quindi non può crescere. Perché fa questo discorso? Perché è quello che sta vivendo Elsa! È esattamente quello che sta vivendo Elsa! Elsa ha bisogno di andare nell'ignoto perché sente bisogno di crescere. Perché lei ha delle domande nei suoi stessi confronti a cui non riesce a dare risposta. Che cos'è quella voce? Da dove arriva? Da dove arrivano i miei poteri? Perché ho questi poteri? Perché mi sento in comunione con gli elementi? Perché posso congelare le cose? Perché a me ha così tante domande sul perché, su che cosa lei sia? È una maga? È davvero figlia dei suoi genitori? Che sta succedendo? Perché lei ha dei poteri e Anna no? Ha troppe cose e ha bisogno di crescere. E l'unico modo per crescere è quello di andare nell'ignoto, quello di lasciare la tua famiglia. Infatti è quello che farete anche voi, crescendo, o che avete già fatto crescendo. Andare via da casa vostra, dai vostri genitori. Andare nella vostra indipendenza, in una nuova casa, con un nuovo lavoro, un nuovo mondo e nuove persone da frequentare. È esattamente questo. È esattamente questo. È quello, andare nell'ignoto. Non sai che cosa succederà quando crescerai, però ne senti il bisogno, senti il richiamo del crescere. Perché la crescita è quella che ti darà delle risposte a un sacco di domande che hai. Ed è lo stesso che fa Olaf. Seguirli nella foresta e dire, oh boh, non sono sicuro di voler andare nell'ignoto, però sento il bisogno di crescere. Senti il bisogno e la necessità di crescere. Tra l'altro tutto questo può essere spiegato a livello magico perché lui è stato creato da Elsa. Però il concetto è che lui, proprio come Elsa, sta affrontando la questione del voglio crescere, sento il bisogno di crescere, ma non so che cosa succederà e ho paura dell'ignoto. Però ci devo andare nell'ignoto, ne sento il richiamo. Ma l'altra canzone di Frozen 2? L'altra canzone di Frozen 2 è Mostrati. Di che parla Mostrati? Allora, quando lo senti cantare, in genere ti concentri un po' sulla melodia e fai caso a Elsa che saltella quelle tre ghiacce e magari ti dimentichi di ascoltare le parole. Ora, se io ve le dico ad alta voce, forse vi rendete conto che lei sta dicendo: di segreti nel mio cuore, io ne ho da sempre sai, non nasconderti se anche tu ne hai. Sta dicendo, parafrasando di pochissimo, proprio scambiando di posto le parole, nel mio cuore ho tanti segreti, li ho sempre avuti, e tu, se anche tu hai dei segreti, non ti nascondere. Perché mi sa tanto di coming out questa cosa? Non sto dicendo che Elsa sia lesbica perché il film non ne parla, ma il messaggio che lancia è un po' diretto verso anche la comunità omosessuale, sapete? La comunità LGBT. Mostrati! Cioè, è una cosa che lei continua a ripetere, mostrati! Sii orgoglioso, abbi pride! Non ti nascondere, perché non hai niente che non va di male. È quello che lei sta cantando in quel momento. Non ti devi nascondere se pensi di avere qualcosa di male, perché tutti sono convinti di avere qualcosa di male. E più tu lo nascondi, più stai negando quello che sei. E la soluzione a cui lei arriva alla fine del film è: se avevo un'incertezza, ora io non ne ho, perché c'è una ragione e la scoprirò. E quello che scopre, è quello che scopre, lo si capisce un po' meglio nella versione inglese, devo dire. Mi dispiace dirlo. Ovvero, I am found. Mi sono trovata. La soluzione a tutti i miei dubbi, la domanda che io mi stavo facendo, ovvero chi io sono, ha come risposta: io sono io. Che sembra scontata, ma in realtà sta cercando di dirti: sii fiero di quello che sei. Tu sei qualcosa e devi mostrarti. Tu sei la risposta che ho aspettato per tutta la mia vita. Mostrati. Fammi vedere chi sei, e scopre che parla in realtà a se stessa.
perché lei ha continuato a nascondersi a se stessa. Perché lei aveva già in mente questa risposta, perché la domanda non è il perché ho i poteri. Gliene frega un cazzo a nessuno del perché hai i poteri. Il punto è, tu ormai ce li hai, che cosa vuoi fare con quei poteri? Che cosa farai ora? Non lo so perché sei gay, non lo so perché hai deciso di cambiare sesso, ne sentivi il bisogno. Sentivi il richiamo dell'ignoto, tu non sapevi come sarebbe stato cambiare sesso, però volevi andare into the unknown. Ne sentivi il richiamo e non potevi vivere tranquillamente senza. E una volta che ce l'hai, mostrati. Sei quello che sei. Ed è giusto così, non ti vergognare, perché sei la risposta a tutte le tue domande. Le tue domande erano perché non mi sento bene nel mio corpo. La risposta è perché nel sesso ho sbagliato. Perché non sto bene con la mia sessualità. Perché non è la stessa che hanno gli altri. Ma non vale solamente per questo, vale per un sacco di altre cose. Stai insegnando i bambini a accettare se stessi e a mostrarsi e tutto il resto, qualsiasi cosa loro abbiano. Se loro credono in Dio o credono in un Dio diverso rispetto a qualcun altro. Se loro adorano il rosa anche se sono maschi. Che c'è di male? Mostrati. Mostrati per quello che sei, non avere paura. Tu esisti. Hai il diritto di far sapere al mondo che esisti. E di essere orgoglioso di quello che sei, perché tutti dovremmo essere orgogliosi di quello che siamo, anche i maschi bianchi, etero, cis e tutto il resto. Ok? Insomma, Frozen ha fatto il discorso che io vi ho fatto nel video sul mio coming out e sul mio capire di essere gay, ma con delle canzoni che, guarda caso, alla comunità gay sono abbastanza piaciute. Perché? Non perché Frozen 2 parla di gay, non parla di gay, ma parla del mostrare se stessi, dell'accettarsi, trovare risposta a se stessi, perché crescendo ti puoi capire di più. E per quello c'è Olaf, perché Olaf sta dicendo le stesse cose che dice Elsa, ma le dice in versione semplificata. Perché così anche i bambini le capiscono. Ma fa un discorso diverso perché è un personaggio diverso, con esigenze diverse, e che ha bisogno di fare un discorso più semplice, che quindi i bambini possano capire. Ci sono altri film che secondo voi la gente continua a fraintendere o non ha capito? Non parlo di film, di nuovo, complicati, che hanno delle sottotrame con qualcosa, ma film che semplicemente stanno cercando proprio come tema principale di parlare di una certa cosa, e troppe persone non ci sono arrivate. Finendo per fraintendere quello che sembrava un po' come la gente che guarda Scary Movie e quando gli dice: oh sì, è una parodia dei film horror. È una parodia dei film horror. Certo che è una parodia dei film horror, è Scary Movie, si chiama Scary Movie. Però se non hai mai visto un film horror, pensi che siano semplicemente tizi che fanno il deficiente con le maschere. No, sono tutte maschere che arrivano da film horror. Stanno prendendosi gioco di scene che arrivano da film horror. Se tu non hai mai visto un film horror, non lo capisci. È per questo che non capisci B-movie se non hai mai visto un B-movie o se non ci hai pensato troppo. È per questo che non capisci Kung Fu Panda se non hai mai visto un film cinese. O se non conosci la storia di Elvis, non capisci la storia di Rockadoodle. Eddie la banda del sole luminoso in italiano. O di Cats Don't Dance, Danny Gatto Superstar. È meraviglioso il modo in cui il mondo del cinema cerca spesso di mandare dei messaggi molto chiari che magari arrivano più al nostro subconscio che nemmeno alla nostra coscienza vera e propria. Assurdo. Secondo tutte le leggi conosciute dell'aeronautica, non c'è modo che un'ape sia in grado di volare. Le sue ali sono troppo piccole per sollevare il suo corpicino grassoccio da terra. L'ape, si sa, vola lo stesso, perché alle api non interessa quello che gli uomini ritengono impossibile.